Ciao a tutti, faccio questa ricettina del mio amico Mirko Runci, trovate il suo blog in alto, Cucina, Passione e Fantasia. Allora, mi preparo gli ingredienti, metto a fare il brodo vegetale, questo è il riso, è una dose per due, massimo tre persone, la cipolla, preparato la cipolla, questa è la crema di pistacchio, il pesto di pistacchio, eccolo qua, brontese, che ho comprato alla bottega del gusto di Lanuvio. Eccolo qua, pesto di pistacchio. Questa è la granella che mi servirà per guarnire. E ho preparato anche un po' di parmigiano che non guasta mai, e poi una noce di burro. Bene, ora faccio appassire la farina, scusate, la cipolla. Ho pronto il brodo che avevo già preparato. La faccio appena appassire, se è tanta la cipolla possiamo anche toglierla, cioè a chi dà fastidio poi quando si va a mangiare. Bene, la faccio appena appena, non deve bruciare, mi raccomando. Io un pochino la tolgo, perché ne ho messa forse troppa. Ci andrebbe bene, come dice, prevede la ricetta, lo scalogno che è più dolce, però nel mio caso non ce l'ho, quindi ho messo la cipolla. Ne tolgo un pochina. Ok. Eccola pronta, butto subito il riso, così lo faccio leggermente tostare. E poi il burro con il pesto si mette all'ultimo, e poi allungo subito con il brodo. Quindi continuo a girare, me lo metto di qua che sto un pochino più comoda. Continuo a mettere riso e giro. Bene, continuo a girare, questo è il burro, ma lo mettiamo dopo, e mi aggiusto la temperatura, se è troppo alta l'abbasso, fino a fine cottura. Metto anche l'orologio, adesso sto mettendo i minuti, perché il riso mi dice 18 minuti, però se lo vogliamo al dente naturalmente spegniamo prima. Ok, ho messo più brodo come vedete e piano piano lascio cuocere fino a che comincia, vedete, si è addensato e lo lasciamo un pochino cremoso, quindi un pochino liquido perché anche poi spegnendo il riso si asciuga da solo, quindi altrimenti ci verrebbe troppo asciutto, eh. Lo assaggio perché il timer ancora non scatta, però mi sembra quasi cotto. Quindi con i tempi aggiustatevi a seconda del tipo di riso. Questo è un Carnaroli. Aggiungo, scusate il sottofondo perché si sentono i rumori fuori. Ok, io direi che a questo punto posso spegnere, metto prima il burro e poi spengo il fornello, nel mio caso il piano di induzione. Ve lo consiglio, è molto pratico, molto, è veramente utile, facilissimo da pulire. Ok, ecco qua. Adesso ci metto un pochino di parmigiano, ma poco poco. E nella ricetta di Mirko mi sembra che non c'è il parmigiano, c'è soltanto il burro.
quindi ho fatto una piccola modifica, scusami Mirko, eh. E questo è il pesto di pistacchio, pesto di pistacchio, crema di pistacchio, come volete. Allora, la dose, io sono andata un pochino a occhio, sono all'incirca un paio di cucchiai, senza starlo a pesare, però ecco, questo va a seconda del vostro gusto, potete anche metterne un pochino di più. Vado ad impiattare. Semplicissimo questo piatto, ma molto bello da vedere, buono e gustoso. Ecco qua. Ok, vedete anche un pochino più cremoso si poteva lasciare, quindi più brodoso. Sopra ci va un po' di granella, così per guarnire. Ok. E voilà. Grazie Mirko per questa ricetta e buon appetito!